Adriano Pappalardo, ecco che fine ha fatto. Adriano Pappalardo è scomparso quasi del tutto dalla televisione negli ultimi anni. Dopo una breve parentesi a Star in the Star, non è più apparso davanti alle telecamere. Nel corso di un'intervista, Pappalardo ha spiegato che quella di allontanarsi dalla televisione è stata una sua libera scelta. Non ci sono stati problemi o ragioni di salute che l'hanno allontanato dal piccolo schermo, semplicemente l'attore ha dichiarato che ora, quando gli chiedono di prendere parte a talent o reality, risponde di no. Pappalardo ha spiegato di essersi stufato di questo ambiente e, ad ogni modo, in passato si è trovato a fare cose che non gli piacevano per contratto. Essendo abituato a fare sempre di testa sua, non ha più avuto voglia di proseguire in questo modo e perciò ha rifiutato tutte le offerte in televisione. Inoltre, l'attore e cantautore ha negato di aver ricevuto una qualsiasi proposta da Milly Carlucci per la partecipazione a Ballando con le Stelle. Ad ogni modo, ha sottolineato che avrebbe rifiutato perché non sa ballare e comunque non gli piace essere giudicato. Avrebbe però accettato qualora gli fossero state offerte cifre più alte. Pappalardo ha dichiarato di non essere stato retribuito bene in passato in televisione, almeno secondo il suo punto di vista. L'esperienza all'Isola dei Famosi gli fruttò 30.000 euro, una cifra bassa secondo lui, considerando quanto sia impegnativo. Nel corso dell'intervista, Adriano Pappalardo ha rivelato che al momento si limita a fare i suoi concerti, senza però passare più per la televisione. Dopo una vita di grandi successi, si concentra anche sulle sue passioni, come quella per il parapendio. Nel 2016 ebbe un brutto incidente proprio con il parapendio, ma, come lui stesso ha confermato, si tratta di una passione a cui non può rinunciare sebbene ci siano stati dei problemi in passato. Ha il brevetto per l'aliante, il deltaplano e il parapendio e porta avanti questa passione fin da quando è bambino perché gli piace sentire il contatto con la natura. Ancora oggi cerca, appena possibile, di ritagliarsi un po' di tempo per questo suo grande interesse. Pappalardo progetta di cantare nei teatri, per i prossimi anni, i suoi ultimi due album per condividere con le persone altri suoi grandi successi oltre Ricominciamo. Poi, in futuro, non esclude di poter scrivere nuovi album e tornare quindi sulla scena musicale. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Adriano Pappalardo e sapevate queste cose su di lui? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.